Ragazze e ragazzi, ciao e benvenuti in questo nuovo aggiornamento dove parleremo prevalentemente di Ethereum e quindi dell'aggiornamento Shanghai EIP-3651 e quindi andiamo a definire subito in questo articolo che è prettamente di news del tecnologica di Ethereum che novità apporta. I trader che utilizzano naturalmente ad oggi la costruzione della blockchain basata su proof of stake per eseguire le loro operazioni complesse potrebbero naturalmente avere una sorta di risparmio. Una parte significativa delle loro fee, delle loro tariffe del gas che viene pagato ogni qualvolta deve essere effettuata un'operazione di trasferimento, di swap o di altro, non devono più pagare per transazioni fallite, per esempio. Quindi in questo caso, nell'aggiornamento di Shanghai, il prossimo importante aggiornamento che viene effettuato attualmente dopo il merge è previsto per la seconda metà del 2023. E naturalmente questo naturalmente porta dei vantaggi importanti al sistema perché oltre ad alcuni dei principali aggiornamenti di scalabilità, perché purtroppo la proof of stake con il merge soprattutto pone un limite alla scalabilità del sistema Ethereum, e questo evento chiave includerà anche alcune proposte di miglioramento di Ethereum come l'EIP 3650, 3651, 3855 e 3860. Tra tutte le imminenti proposte di miglioramento, il 3651, chiamato il Warm Coinbase, potrebbe essere un punto di svolta che potrebbe ridurre le commissioni di rete per alcuni dei principali partecipanti alla rete chiamati costruttori. Coinbase, infatti, ecco il nome del software che i builder utilizzano per ricevere nuovi token in rete. Ogni nuova transazione sulla piattaforma deve interagire più volte con il software. La prima interazione costa di più poiché il software deve, diciamo, riscaldarsi, quindi la commissione diminuiscono poi con l'aumentare delle interazioni. Tuttavia, con l'introduzione di questo EIP 3651, il software Coinbase rimarrà caldo sin dall'inizio e quindi richiedendo quindi tariffe del gas molto inferiori rispetto ai precedenti. Come suggerisce attualmente il nome, i costruttori sono responsabili del confezionamento delle transazioni nei blocchi e quindi chiamati anche costruttori di blocchi. Queste transazioni vengono quindi inoltrate ai validatori che le inseriscono nell'ordine corretto nella blockchain. Questi costruttori sono poi pagati dai commercianti per organizzare le transazioni in un blocco in un certo ordine, il che significa che i commercianti pagheranno commissioni sul gas più elevate per ottenere la convalida delle loro transazioni in anticipo. Attualmente FlashBots è il più grande costruttore nell'ecosistema Ethereum che rappresenta praticamente l'80% dei blocchi inoltrati, mentre i validatori che utilizzano i builder trarranno il massimo vantaggio dell'aggiornamento. E anche i trader che utilizzano i builder per eseguire le loro operazioni potrebbero trarne vantaggio, poiché non devono più pagare commissioni di transazioni, addirittura quelle fallite. I commercianti sono quindi attualmente addebitati anche per le transazioni fallite, perché i minatori devono comunque confermare le transazioni alla catena, indipendentemente dal fatto che abbiano esito positivo o negativo. La versione testnet per l'aggiornamento di Shanghai, soprannominata Shandong, è stata pubblicata il 18 di ottobre e gli sviluppatori di Ethereum lavoreranno sui varie implementazioni fino a settembre 2023. Quindi c'è ancora un po' di tempo da richiedere per questo processo. Per quanto riguarda naturalmente l'aggiornamento di Shanghai, c'è da considerare pur sempre il fatto che attualmente risultano 15 milioni di Ethereum in staking e su quasi 473.000 nodi di validatori, quei 15 milioni di Ethereum in staking sono ancora bloccati. Da notare che la circulating supply di Ethereum è di complessivi 120 milioni di Ether, di cui il 12% risulta quindi bloccato in staking. Tale sblocco nell'aggiornamento futuro di Shanghai, ovviamente prima o poi verrà quindi sbloccata la possibilità di togliere dagli staking i 15 milioni di Ethereum, e anche se non è ancora stata decisa una data definitiva, questo avverrà sicuramente. Si tratta quindi di uno sviluppo della rete importante. Una DevNet quindi è un ambiente completo dedicato agli sviluppatori in cui testare nuove funzionalità senza dover interagire con la rete principale. In questo modo, qualunque cosa accade nella testnet, o rete di sviluppo, quindi development net, non ha alcuna conseguenza sulla rete principale. Questa DevNet servirà proprio per testare lo sblocco degli Ethereum in staking con i client in cui ci sono dei nodi di validatore. Qualora questi test dovessero dare esito positivo, l'ipotesi in circolazione è che lo sblocco potrebbe essere applicato sulla mainnet nel corso del 2023. Sebbene ad esempio il passaggio da proof of work a proof of stake, quindi dal mining alla detenzione di monete, abbia richiesto molto più tempo del previsto,
Quando però iniziarono i test operatori del merge, le tempistiche furono abbastanza rispettate, quindi è lecito ritenere che in caso di esito positivo del test sulla DevNet, l'ipotesi dello sblocco di questi Ethereum in blocco, bloccati, cioè nello staking, nel 2023, sembra abbastanza ipotizzabile che sia credibile come tempistiche. Secondo Van der Weyden, la DevNet aiuterà a preparare Ethereum ad aprire i prelievi degli Ethereum in staking il prossimo anno, in particolare con l'aggiornamento denominato Shanghai. Inoltre, sarebbe un grande passo avanti in tal senso anche perché aiuterà i client a testare questa implementazione. Quindi, una volta completato con successo il test della DevNet, gli sviluppatori dovranno elaborare i codici dell'aggiornamento Shanghai e decidere una data in cui applicarlo. Per ora, su ciò non vi sono certezze. L'aggiornamento di Shanghai in realtà non conterrà solo una nuova funzionalità di prelievo degli Ether in staking. Ricordiamo che gli Ether in staking sono minimo 32, quindi ogni persona deve avere almeno 32 Ethereum da poter mettere in blocco e avere un ritorno degli ST, quindi gli staked Ethereum, come ritorno da questo stake, come interesse, diciamo. Naturalmente il problema dello staking viene affrontato anche qui sotto, ma vediamo un attimo l'aggiornamento cosa indica di Shanghai. Ad esempio, una delle funzionalità che introdurrà servirà quindi proprio per ridurre le fee che abbiamo precedentemente analizzato. Una delle nuove funzionalità più interessanti dovrebbe essere la separazione del codice dei dati nei smart contract, e quindi si tratta della proposta EIP 3540 con la EVM Object Format, ossia EVM sta per Ethereum Virtual Machine, che modificherà proprio l'Ethereum Virtual Machine, ovvero la tecnologia che fa girare tutti i contratti intelligenti, i smart contract appunto in inglese. Si tratterebbe quindi di un ulteriore passo avanti verso l'interoperabilità, in particolar modo tra la rete di base di Ethereum di livello 1, il Layer 1, e il Second Layer, che attualmente utilizza un processo di convalida del codice macchinoso. Per ora è già stata lanciata una testnet per aggiornamento di Shanghai chiamata Shandong, su cui gli sviluppatori stanno già lavorando. Si ipotizza che il test sarà pronto da settembre 2023, ma è solo una data di stima. Il problema dello staking qual è? Soprattutto anche di democrazia. Infatti, come abbiamo precedentemente detto, i nodi validatori bisogna essere almeno con un ammontare di Ethereum di 32 monete. Questo fa sì che solo i grandi detentori di Ethereum possono far girare un nodo validatore nella Beacon Chain. Tuttavia, diversi exchange, tra cui anche Binance, il più grande assoluto attualmente presente, hanno, diciamo, messo a disposizione dei loro clienti la possibilità di mettere in staking Ethereum sui loro nodi. Il fatto quindi che tu puoi mettere un Ethereum a una quantità inferiore a 32. In questo modo cosa succede? Che tu hai un ritorno sicuramente inferiore, perché se non è un 32esimo di quello che potrei prendere come guadagno dal mettere in staking i tuoi 32 Ethereum, ma al contempo si arricchisce praticamente soltanto la potenzialità, il potere di controllo di pochi attori del mercato, in quanto sono praticamente gli exchange che detengono le grandi quantità di Ethereum e soprattutto di nodi, perché sono loro che hanno i nodi. Voi date e partecipate con una minima quantità, quindi bisogna inoltre aggiungere che tale quantità di Ethereum in staking è di fatto proporzionale agli introiti derivanti dalle validazioni dei blocchi, e questo attualmente significa che i maggiori validatori della rete sono entità centralizzate come gli exchange. La possibilità di prelevare l'Ethereum in staking per poterli spostare su altri nodi renderà meno solido questo controllo da parte degli exchange. Stando comunque ai dati di settembre, la principale pool per gli staking di Ethereum era Lido, con addirittura il 30% di tutti gli Ethereum in stake, e quindi poi seguivano Coinbase, Kraken e Binance. Queste naturalmente attualmente erano le percentuali, quindi non era Binance la principale, era principalmente il 30% tutto in Lido, dove davano naturalmente di più, e poi successivamente Coinbase, Kraken e Binance. Questo naturalmente porta un'informativa chiara e precisa sul discorso dell'aggiornamento di Shanghai. Tengo a precisare che all'interno del sito ethereum.org sono presenti alcune informazioni sul merge, o tradotto direttamente, se cercate la vostra lingua, in italiano merge viene tradotto come la fusione. In realtà, se ci fate caso, qui dentro il sito proprio di Ethereum, quindi della società che gestisce il ticker Ether, vediamo che qui ci sono degli equivoci che vengono sfatati. Equivoci come per esempio eseguire un nodo richiede lo staking di 32 monete Ethereum? Falso. Chiunque è libero di sincronizzare il proprio copia della rete Ethereum verificata naturalmente, quindi far correre un nodo,
cioè run a node, quindi per avere un proprio nodo validatore non sono richiesti 32 Ethereum, no Ethereum is required, nessun Ethereum è richiesto né prima né dopo il merge. Poi c'è anche la fusione, non è riuscita a ridurre le commissioni di carburante, in realtà non è vero perché comunque i costi erano molto più elevati, per piccole somme era richiesto anche più di quello che dovevate trasferire, tipo 10, 20 o anche più dollari in controvalore, quindi sicuramente c'è stato un miglioramento. Altro equivoco è la transazione sono state sostanzialmente accelerate dalla fusione, falso. E poi anche la fusione ha abilitato i prelievi di staking, falso. Lo staking, almeno come prelievo, non sono ancora disponibili. Questo l'abbiamo letto prima, quindi confermiamo quanto precedentemente detto. Equivoco, i validatori non riceveranno alcuna ricompensa liquida in Ethereum fino all'aggiornamento di Shanghai quando saranno abilitati i prelievi. Falso, perché le commissioni, le tip fee, sono accreditate a prescindere, quindi è disponibile immediatamente sotto forma di ST Ethereum. Quando i prelievi saranno abilitati, gli staker usciranno tutti insieme. Falso. Il validatore che esiste attualmente sono limitati da un tasso di guadagno di interesse per ragioni di sicurezza. Ma allora, che cos'è questo Ethereum 2.0? Il termine Ethereum 2 è stato comunque superato dopo aver fatto da Ethereum 1 a Ethereum 2 come merging una singola catena. Quindi non vi è più alcun bisogno di distinguere tra Ethereum 1 e 2. Per limitare la confusione, la community ha aggiornato questi termini come Ethereum 1, che è ora il livello di esecuzione, che gestisce le transazioni e le esecuzioni. Ethereum invece 2 è ora il livello di consensum, che gestisce il consenso proprio della proof of stake. Questi aggiornamenti della tecnologia cambiano solo le convenzioni di nomenclatura, senza però alterare gli obiettivi nella tabella di marcia di Ethereum. Naturalmente, se andiamo un po' più in là, quindi più in giù nell'articolo, abbiamo la possibilità di approfondire il merge e l'aggiornamento di Shanghai, perché per poter semplificare e massimizzare l'attenzione sulla riuscita delle transazioni nella proof of stake, l'aggiornamento del merge non ha incluso alcuna funzionalità di tipo annunciata. Quindi, come la possibilità di prelevare gli Ethereum stake, si prevede che tale aggiornamento di Shanghai seguirà il merge, abilitando la possibilità di prelievo per gli staker. Rimane aggiornato anche il problema di pianificazione dell'aggiornamento di Shanghai. E potete vederlo anche cliccando qui, quindi su GitHub, vi metterò naturalmente questo articolo in descrizione del video, presentando anche queste informazioni da parte di Vitalik Buterin all'evento Ethereum Global di aprile 2021. La fusione e lo sharding, quindi, cosa hanno portato? Originariamente il piano prevedeva di lavorare lo sharding prima della fusione per risolvere la questione della scalabilità. Tuttavia, con il boom delle soluzioni di Layer 2, come per esempio per chi non conoscesse Polygon, è un Layer 2, la priorità si è spostata sul passaggio dalla Proof of Work alla Proof of Stake. Quindi i piani per lo sharding si stanno evolvendo rapidamente, ma data la nascita e il successo della tecnologia di livello 2 per scalare le esecuzioni delle transazioni a costi più bassi o più veloci, i piani per lo sharding hanno spostato l'attenzione sul trovare il modo ottimale per distribuire il carico per memorizzare i dati di chiamata compresi dai contratti di rollup, consentendo quindi la crescita esponenziale della capacità della rete. Questo quindi sarebbe impossibile senza prima passare alla proof of stake. Queste informazioni naturalmente sono importanti da considerare. Tutte queste informazioni sì, sono importanti, ma vi invito anche a leggere tutto Ethereum, quindi tutti gli articoli presenti e le informazioni su cos'è Ethereum. Questo, diciamo, sito che vi permette anche di selezionare qui la lingua in italiano, vi può dare una grande mano nel cercare di capire il reale funzionamento della blockchain di Ethereum e tutto quello che ci gira intorno. Sperando naturalmente di avervi fatto cosa gradita con questa ulteriore spiegazione. Aggiornamento, lettura naturalmente di quello che sta per accadere per il prossimo anno per Ethereum. Vi ringrazio sin da adesso dei vostri like, delle vostre registrazioni, di aver attivato la campanellina per poter ricevere aggiornamenti futuri in tempi giustamente brevi, soprattutto perché sono informazioni che a volte, e soprattutto per quanto riguarda il mercato del trading, sono time sensitive. Quindi grazie ancora, ciao e alla prossima.